professoressa Miracoli di accomodarsi alla tavola rotonda e vi lascio. E grazie ancora. Allora, chiamo tutte le persone che partecipano con me a questa tavola rotonda. Allora, la dottoressa Giordano, la dottoressa Zanola, la dottoressa Milano e il dottor Gazzi. Anch'io ringrazio Gloria e Cismal per questo invito, per questa bella tavola rotonda e per quelle che sono le considerazioni che sono state fatte fino ad oggi e soprattutto questa mattina riassunte rispetto a questo intervento che senza dubbio da un punto di vista internazionale è un intervento noto. La letteratura sull'home visiting già da tempo mostra quanto questo tipo di intervento sia efficace. Nel momento in cui sappiamo tutti, parlando di maltrattamento, occupandoci di maltrattamento, quanto siano devastanti le conseguenze patologiche a breve, medio e lungo termine del maltrattamento infantile. Il maltrattamento concettualmente lo possiamo definire come un trauma relazionale di tipo cronico, con effetti individuali ma effetti anche sociali. Più volte stamattina si è parlato della trasmissione intergenerazionale della violenza e di quanto questo tipo di meccanismo incida sulle politiche alla salute e sulla gestione della spesa pubblica. Tutto questo rientra in un dibattito internazionale e per fortuna nazionale anche su quali siano gli interventi più efficaci per contrastare il maltrattamento, superando quindi la visione dell'importanza comunque del sanare il danno, quindi degli interventi trattamentali e di tutela, che però si verificano nel momento in cui il danno, il maltrattamento si è già verificato. Ecco, diventa quindi fondamentale andare oltre questa prospettiva, andare nella dimensione della supervisione della qualità della relazione che arriva al bambino. Ecco, non mi dilungherò tanto sulle mie considerazioni, ma secondo me è molto più interessante con le persone che con me animano questa tavola rotonda focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti chiave dell'home visiting. A questo proposito chiederei alla dottoressa Milano, rispetto ai dati, le indagini che voi avete condotto, insomma, qual è secondo lei il valore aggiunto dell'home visiting rispetto alle politiche che sono attualmente già in corso e programmate? Grazie, grazie al CISMA e per questo invito che è sempre un piacere accogliere, perché allora, qual è il valore aggiunto dell'home visiting? Io credo c'è un valore innanzitutto di carattere culturale, cioè poi certamente qui parliamo di operatori, operatrici, quindi parliamo di tecnicalità, però c'è un tema di fondo che è quello di una rete di servizi che entra nelle case, no? Quindi, come dire, è lei che si sposta, non sono le mamme e i bambini che devono arrivare, è un intervento proattivo, un intervento che avvicina, un intervento che si fa carico, no? Poi delle complessità. Quindi credo che ci sia, prima ancora di un valore tecnico, pratico, che poi le esperienze sul campo ci dimostrano, c'è un valore culturale di approccio proprio profondo, ecco, che è molto significativo. Noi come Save the Children siamo arrivati all'home visiting, devo dire, da un'esperienza particolare che è quella di un progetto che si chiama Fiocchi in Ospedale, che è un progetto che è nato da una riflessione. Il fatto che c'è un momento importante in cui la mamma, il papà, il bambino incontrano l'istituzione, che è comunque quello dell'ospedale, perché purtroppo in tante zone di fragilità il consultorio, tutta la parte lì, non arriva proprio, cioè queste mamme arrivano direttamente a partorire, però in Italia si partorisce in ospedale, tranne rarissimi casi. Quindi l'ospedale è quel momento in cui c'è questa possibilità di contatto. Tuttavia, che cosa succedeva, cosa succede? Che anche in base ai DRG, no? Il pagamento, come dire, a prestazione, non più a giornate di ricovero, in base a un efficientamento della struttura, per carità, il periodo in cui la mamma col bambino sta dentro l'ospedale è sempre più limitato. E allora ci siamo trovati con dei casi
in cui questa mamma, magari giovanissima, con un bambino in ottima salute fisica, veniva dimessa col suo fagottino senza neanche sapere questa dove avrebbe dormito la notte, perché questa è la situazione. Quindi il bambino stava benissimo sul piano sanitario, ma nessuno si è posto una domanda di dire: ma questa mamma, ma dove va a dormire stanotte? Questo è, come dire, è così, purtroppo questa è la realtà, non sono... E allora che cosa è Fiocchi in ospedale? È l'idea di creare un punto di contatto che in pratica fa in modo che questo momento del parto comunque sia un momento dove si entra in contatto non solo con qualcuno che guarda la salute fisica del bambino, ma guarda a tutto l'insieme, come dire, che lo accompagna nei primi giorni di vita. E devo dire, stando lì, stando con questa rete di Fiocchi in ospedale, abbiamo avuto un diretto contatto con quest'area grigia, che credo sia quella che nelle linee guida vuole essere presa in esame, che è quella non del disagio conclamato, ma è quest'area grigia di fragilità che può facilmente evolvere in una situazione poi anche di violenza, di trascuratezza, eccetera, eccetera, ma non è ancora in una situazione, perché noi in Italia, almeno per la mia esperienza, quando c'è una situazione di disagio conclamato in partenza siamo piuttosto bravini, poi anche lì magari si sbaglia, però si attiva un percorso, no? La mamma tossicodipendente che arriva, cioè c'è già c'è invece una grande area grigia dove non si attiva niente, e quindi io credo che lì ci sia materia. E vorrei, e mi sembra importante una cosa che ho visto nelle linee guida, l'idea di connettere più dispositivi, cioè non visiting benissimo, ma non è neanche quello la soluzione, non può essere. Qui tutto sta nel creare questa rete tra dispositivi diversi, opportunità diverse, che poi alla fine, come dire, riescono a costruire questo accompagnamento. E su questa genitorialità fragile, che è vero, è un problema profondissimo. Scusate, mi sento solo di dire, è veramente singolare che questo avvenga in un paese che ha perso negli ultimi anni 4 milioni di bambini, cioè noi siamo a un tasso di denatalità spaventoso, in Italia praticamente i bambini ne abbiamo pochissimi, e quei pochi bambini che abbiamo non siamo in grado di garantirgli una tutela, cioè è veramente paradossale, perché siamo in un'epoca in cui i bambini sono merce rara, cioè veramente dovremmo avere il massimo di attenzione verso questi pochi bambini che abbiamo nel nostro paese, eppure non riusciamo ad averla. Voglio concludere su due riflessioni che mi sembrano comunque importanti in termini più generali, condividendo appunto le linee guida e il percorso proposto. Uno è questo, il mix tra risorse civiche e risorse professionali, perché giustamente CISME ci invita a dire attenzione, professionalità, formazione, risorse professionali, però noi abbiamo bisogno anche di buon vicinato, cioè noi dobbiamo riuscire a ricreare in Italia un mix tra risorse civiche e risorse professionali, senza fare errori, senza andare al risparmio tra virgolette, cioè volendo sostituire le risorse professionali con le risorse civiche, ma neanche facendo il viceversa, cioè senza neanche voler attribuire risorse professionali, compiti e responsabilità che sono le responsabilità del buon vicinato, che è una cosa diversa, è insostituibile, non lo può fare un assistente sociale, no? Qualcuno diceva prima, no? Cucinare insieme, piegare le... Queste sono le cose che la rete civica deve riuscire a garantire, quindi lì c'è bisogno davvero di creare una, come dire, un mix intelligente, una combinazione di responsabilità professionali e responsabilità civiche, e su questo dobbiamo ancora lavorare sia sul piano civico che sul piano professionale per riuscire a essere efficaci. L'altro tema delicatissimo, le variabili culturali. Qui si è detto per le persone migranti, ma si potrebbe benissimo dire dei nostri connazionali, abbiamo sentito tutti per esempio le riflessioni, il Tribunale di Reggio Calabria, la posizione che ha preso per esempio sul problema delle famiglie che vivono nelle reti di criminalità, giusto o non giusto allontanare i bambini, insomma c'è un tema di variabili culturali, anche lì c'è un tema di confini, di capire fino a che punto è giusto il rispetto e fino a che punto è giusto un rispetto più ampio dei diritti umani di ciascun bambino e di ciascuna bambina. Su questo ci sono margini di interpretazioni, di ambiguità, di lassismo qualche volta, perché poi la provenienza culturale giustifica anche, no?
il fatto che magari una rete professionale fa un passo indietro o viceversa di intrusione, di confusione tra un egocentrismo culturale e quelli che poi sono invece i diritti fondamentali di ogni essere umano. Allora anche lì c'è un altro tema di ridefinizione dei confini. Io credo che in tutti questi due ambiti, risorse professionali e risorse civiche, mix di culture e diritti umani universali, noi dobbiamo lavorare cercando bene sempre di ridisegnare, no, delle rotte per evitare, no, di cadute che poi rischiano di compromettere la nostra attività. Allora, rispetto a quanto detto dalla dottoressa Milano, posso nonché condividere l'aspetto di grande innovazione culturale di questo intervento. Questo perché è proprio andare a rivedere alcuni concetti classici della letteratura, tipo appunto le conseguenze negative sul piano individuale e sociale dell'essere vittimizzato fin dall'infanzia all'interno del proprio contesto di accudimento. Sono molteplici i contributi che la letteratura ci dice essere il maltrattamento un fattore di rischio per lo sviluppo dell'individuo fondamentale. Però questo concetto va rivisitato con l'home visiting, cioè si cerca di andare a vedere al di là di quello che già noi sappiamo, lo sappiamo da tempo, come appunto intervenire per poter contrastare più efficacemente, perché i dati che ci sono stati mostrati ci fanno capire che nonostante i grandi sforzi c'è ancora molto lavoro e le prospettive devono essere anche diverse. Un altro aspetto è il focus attentivo. Il focus attentivo sulla relazione caregiver-bambino in letteratura è notissimo, cioè sono infiniti i contributi che ci dicono che il meccanismo chiave per la comprensione dello sviluppo del bambino è la qualità della relazione caregiver-bambino. Addirittura ci sono degli approcci teorici che considerano il maltrattamento infantile proprio come l'esito estremo di forme di parenting caratterizzate dalla profonda e pervasiva distorsione della relazione che arriva al bambino. Per cui non sono tanto i concetti chiavi ad essere nuovi, ma sono le prospettive di applicazione ad essere nuove. Quindi il focus attentivo che l'home visiting porta sulla relazione caregiver-bambino è nuova. È nuova. Cioè è necessario rivedere quello che già noi sappiamo dalla letteratura e dai contributi teorici, da anni e anni di studio su queste tematiche, sotto però una ottica diversa.